Signori, bentornati con il magico. Oddio, The Mortal Assistant. Allora, una cosa al volo, probabilmente questo sarà l'ultimo video. A meno che non diate un segno di supporto. Questo è il praticamente il turno numero 2. Perché una volta finito qualunque finale ottieni, te lo fa ricominciare da capo. E quindi niente, sostanzialmente lo dobbiamo ricominciare da capo e via. Devo evitare di fare gli errori precedenti. Gli errori precedenti sono stati che non ho messo i dati nel computer una volta capito qual era il... Cioè, perché non avevo messo infatti una sorta di... come dire... ordine, no? Perché non c'era un ordine. Io ho messo i simbolini nella lavagnetta e ovviamente ho sbagliato. Non si faceva così, infatti non abbiamo mica non siamo riusciti ad ottenere il finale buono. Almeno il finale buono vorrei ottenerlo, perché... Ma questo è un fusibile, eh? Ma sbaglio, questi sono fusibili. Sì, è un fusibile. Forse senza manco leggere, perché c'era la forma di fusibile. Perfetto. Quindi, praticamente in questa seconda run cercheremo di ottenere il finale buono. Io tecnicamente... Ne rimane solo uno, rimane solo un fiammifero. Io so come si ottiene il finale buono. Mi sono documentato. Neanche più di tanto, perché non volevo spoilerare. Da notare come sono cambiate le cose, guardate. Adesso le cose sono qui. Non sono forbici, niente. Dove sono? Cioè, le sono spostate. Guarda! Sono spostate, che figata! Comunque credo che eravamo in ottimo... Cioè, il tempismo era ottimo, eh. Abbiamo quasi finito la soluzione. Prendere solo per una volta. Ok, Zoe. Ma queste sono le chiavi? Chiavi di riserva per le pompe funebri. Ok. Fondamento prodotti, bla bla bla. Chiave vecchia. Aspetta un attimo, ma non è che con questa chiave riusciamo ad uscire e andare nello scantinato? L'unica porta chiusa che c'è. L'unica porta che mi viene in mente è questa qui, no? Credo, non vorrei sbagliare, ma... È bella gigante sta chiave. Ma mi sa di no. That's not it. Merda! Scusa, ma cosa apre sta chiave? Cioè, impossibile. Vabbè. Comunque, cercheremo di fare sto vecchio turno. Provo il cancello. Magari il cancello, ma non so dove è la serratura. No, infatti non so. Non è possibile. Ma lì il bagagliere non ha nulla. Non so cosa apre questa chiave. Comunque non perdiamo tempo, perché posso andare abbastanza... Cosa era quel dolce rumore? Avete sentito? Iniziano ad arrivare. Pensavo di aver fatto qualcosa con quella chiave, invece non ho fatto nulla. Bene, minchia. Minchia, la grande, subito. Fresco proprio. Fresco di giornata. Aspetta, non è che posso... Ma dov'è? Secondo me dove l'ha messo? Aspetta, secondo me è uno di questi cassetti. No. Oh, eccolo! È il 3 rovesciato, tipo, ok. Sempre quel 3 di merda. Che è questo. Oh merda. Non è questo. Non ho il segno da... Allora, tecnicamente quelli vanno messi in ordine, eh. Quindi per quello non... Vanno messi in ordine quelli. Per quello ho fallito l'altra volta. Sì, è tipo proprio una sorta di 3. Ok. Ma io direi di andare a prendere il primo corpo. Oh Cristo, guardate lì. Oddio mio. La porta la chiudiamo. Oh Gesù Maria, sono cagato. Allora, in ordine. Ernest Frost. Ma i colpi sono tutti uguali? No, sono diversi. Questa Annie, Annie. Mi pare, eh? No, sono diversi, guarda. Qua sono 3 corpi. Ok.
Dirgli di prendere lui. Andiamo con ordine, non voglio fare stronzate. Andiamo con ordine. Comunque, allora, c'è di buona una cosa. Io mi ricordo bene come si fanno queste cazzo di cose. Quindi andremo abbastanza spediti. Però allo stesso tempo ci saranno sempre due parti, raga. Cioè, credo, eh. Quindi mi raccomando, supportate la serie. Supportate la serie, altrimenti vi porto a Minecraft. Molti di voi sarebbero felici se portassi in Minecraft, ma non mi dispiace, no. Ok. Allora, devo sempre ricordarmi le cose. Inoltre devo dare un'occhiata. Cos'era questo? No, salvietto della contena. Allora, aspetta, mi servono le forbici. No. Mi sono dimenticato il processo. La I cazzo! don't have my clipboard. Questo. Oh, At least I can ecco. keep track of things. Questa, e poi mi servono quelle scatoline strane. Sì, questo, esatto. Comunque, anche le visioni sono tutte diverse, raga. Quindi tocca fare attenzione. E tra l'altro ho letto che per scoprire se il corpo è quello giusto per la possessione, bisogna controllare. Vai a cagare, sto lavorando. Bisogna controllare bene il corpo. Sicuramente sono marchi, cose del genere. Possono esserci marchi, eh. Non è che ci devono essere per forza. Però possono esserci marchi. Quindi tocca controllare molto bene. Aspetta, giriamolo. Ok, c'ho le verruche. Ok. Apriamo sta porta. Spirito di patata. Ok. Devo inserire sui dati nel database. Questa roba era il sistema. No, il turno di notte. Questo credo. Ecco, vedi, questa roba come cazzo si accede? Ok. Stampa, stampa. Ora torna sempre con un po' di timore, ok. Che queste cose si possono pure saltare volendo. Però. Che poi i pazienti, a quanto ho capito, sono sempre differenti, eh. Cioè nel turno 1 ce n'erano alcuni, ma in questo nuovo turno ce ne saranno altri, così There we via. go. Ok. Ok, chi è sti cazzo di occhi di All right. merda? Cioè, che cazzo? Porco giù, mi sto cagando addosso. Eppure, cioè, non ho motivo di cagarmi addosso, no? Ok, devo fare la roba del fluido. Perché non l'ho provato ad accendere questo? Ogni volta che sento qualcosa mi viene da accenderlo appunto per vedere se. No, questo è il coso sbiancante. Per sbiancargli l'ano. Questo l'ho messo, non mi ricordo. No, questo no. Forse sì. Ti ho visto, figlio di puttana. Ti vedo. Oh Cristo. Pezzo di merda. Vai a fanculo. Io non ho paura. Ma che. Questo che è? L'ho già messo su. Ma che non mi ricordo. Ah, il reagente devo mettere. Minchia. Ci manca solo mancare queste cose importanti. Ok, ma poi il codice, chissà come si scopre. Io vorrei sapere il codice. Ma che c'è? Che è? Ma è il padre? Dico, poi io furbo che li lascio così. Vabbè, ecco. Non so che cazzo è. Vedi, c'è lo sconto del cinese per gli involtini primavera. Questo li spaventa a morte. I'm missing something. Giusto. Forcipe. Grossa chiave vecchia. Ok. It's time. Ma sbaglio, sto sorridendo, sto coglione. Insomma, sto sorridendo. Ok.
Ma sta sorridendo? Ma sono impazzito io? A me sembra stia sorridendo. Prima non era così. A me sembra che l'avrò visto così prima. Forse sono pazzo io, non lo so. Dove sono gli aghi di merda? Minchia, che palle che hanno cambiato tutto. Sa che era uno di questi cassetti, o no? Eccoli. Oh no. Che parto. Questo PC mi sta bollendo le gambe letteralmente, raga. Piano. There we go. Nessun spavento. Però adesso dobbiamo andare di là. Bastate che mi fa andare lo sgabuzzino. Oh Gesù! Che succede? Oh Gesù mio! Che impressione! Questa non me l'ha fatto prima! Ce la fare però, ciccio. Che è questo? Piccola foto, fronte. Numero completo sarà pari a 6. Non ho capito nulla, però mi ha fatto cagare. Vedete per quello dico? Minchia, è interessante da rigiocare. È molto interessante. Questa non me l'ha data la prima run. Fighissima sta cosa, dai. Fa cagare in mano, qua. Ma non è che perché. Aspetta. No. Oh mio Dio. Non so. Cioè, ho premuto dei numeri a caso, ma l'avete visto? A caso. Ho scritto 1970, ma. Perché non me l'ha dato? No, aspetta. Andiamo di sotto. Scusa, eh. No, vabbè, sto malissimo. Ma l'ho fatto a caso, raga. Cioè, non so perché è rimasto bloccato. Cioè, non bloccato, però pensavo, ho detto, vabbè, tanto sicuramente sono più cifre, ho premuto due numeri così in più a caso. Come ho fatto a beccarlo? Chissà cosa c'è qua. Questo è chiuso però. What That's not it. the fuck? Queste sono le scorte. Insomma, ma guarda un po'. Sto stronzo lo faceva da tanto. Ho lavorato senza sosta e credo di aver fatto qualche cosa. Sono riuscito a cambiare molto, ma ho trovato abbastanza arrivare a un contatto in Egitto. Tra qualche giorno mi ho intenzione di incontrare la parola. Un successo che non ho più un soldo, ma se ne è valsa la pensione sola, se è stato con il suo aiuto, sono tornato con montagne di documenti e copie di testi religiosi di cui non conoscevo la esistenza, bla 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 bla. Probabilmente qua si stava informando. Sì. Ok. Guarda che roba. Lì stava cuocendo. Ah, forse stava craftando, non so. Che te mi siete mandati. Madonna, quanta roba. Sapete qual è il problema? Che io ho il tempo contato. Ah. Io ho il tempo contato per questa stronzata. Non posso. Non è troppo perdere tempo, This is Raymond Delver. I know this will sound crazy, but I believe I am being possessed. If I am to disappear, know that it was not of my own free will, and that I am a danger to anyone I may encounter.
What? Sono ad un occhio senso mi interrompo. Oh merda. Hello. Oh, I knew you'd find me. Oddio. Oh, Gesù. I'm sorry for what I've had to do. Oh merda secca. Ma che cazzo? Help me. Get the fuck out of here. Oddio. Posso richiudere? Look at this. Who are you? Sono tua madre, sono. Che cazzo deve essere? Look at you, look at you, look at you. Is Raymond here? Do you see what he's doing? Who could do this to someone? I think you should let me out. Let me out, let me out, let me out, let me out. I'm going to cut you open. And stop the burning embers of this fucking building. You and Jay, you burn for death. Non c'è un crocifisso. You'll be here soon. Wait! Wait! I'm here. Oh God, please. Please don't leave me. I can't do this anymore. We have to get out or... You'll be next. He just wants to save his own fucking skin. I can't use that. I can't use that here. Please. There's still time for both of us, Rebecca. Find a way to let me out. Ma che cazzo me ne frega? No, l'aprirò mai. Anche perché non saprei neanche come aprire, in tutta onestà. Oddio, come mi fissa. Guardate come lui guarda, guardate gli occhi che mi seguono. Che figata. E questo, vabbè, figata, non è che... Raymond keeps the key with him. You need something to cut it off. No. Oddio. Non lo farò mai. Però è troppo divertente vedere com'è. Porca puttana. Find something. Sì, sì, guarda. Oh! No, minchia, se lo devo, secondo me questa qui si parte, no? Ciao, è stato divertente. Ti richiudo qua. Non si può richiudere. What? Vabbè. Abbiamo i nostri cazzi di preoccuparci, quindi fa il culo quella. Però che figata è. Cioè... Ci sono tipo 5-6 finali, una roba del genere sono. Non lo so se questo è incluso o è una roba bonus. Cioè, facendo così se abbiamo sbloccato un altro finale, non ne ho idea. Minchia. So perché sto entrando di lato come un idiota. Sono un granchio, vabbè. Oh merda. Tiè. Cos'è sto segno? Un tizio che dà un calcio a un pallone immaginario, ecco. Ah. Sto facendo progresso. Questo. Ovviamente non so assolutamente il coso, quindi quello è da regolare dopo che avrò scoperto gli altri. Perché? Allora. Poi applica l'idratante al volto, l'idratante è qua, bene. I can't hold anything. Tua zia è una strazza. Perché vedi, alcune cose se le mette in tasca in automatico, altre no. A me sembra felice questo comunque. Alright. Ok, portiamolo via. Aspetta. E poi fra questo dobbiamo fare un balabaccio di picco qua e scoprire quello più... Oh minchia, che poppone. Dobbiamo sapere qual è... scoprire qual è praticamente quello giusto. Cos'è il rumore? Ora. Vediamo di... vedere cosa c'è questa stronza che non va.
ruota. Non schiena niente. Ok. C'è la pellagra qua. Non c'è nulla. Qui. Ok, macchie. Andiamo qua. Oh, guarda. E poi in inglese io l'avevo trovato complicato da fare, perché non capivo il procedimento, perché alcuni termini non li conoscevo. Nelle spalle non ha nulla. Dobbiamo chiudere le palpebre. Dove erano quei cosini? Ah, è qua. Ok. Alright. Dopo facciamo un barabacci cicocco comunque sui... per scoprire. Muoro! Cosa era nuova? Che impressione, porca troia. Tutta merda. Oh madonna. Questa era la gente nefasto. Che capite? Non fanno rumore. Capite? La cosa peggiore qual è? Questa. Che non fanno rumore. Senti, sto lavorando. Madonna, ma che sono già impossessato? Anch'io. Sai che siamo impossessati? Qualcuno mi dice che siamo impossessati, non so perché. Ok. Ok. What? Ah beh, giusto, devo togliere questa cosa e chiudere. Però non ce l'hanno tentata a fare una roba qua strana per farti spaventare. Non so, dalla pancia. Cazzo, l'ho appena detto. Ma me le tiro da solo? Porca puttana. Cosa? Questo è stato molto inaspettato, eh. Ma cosa cazzo è successo? Oh mio Dio. Devo entrare qua dentro. What are you doing here? Merda! What the fuck? Ma ma se siamo noi a essere impossessati, cosa dobbiamo fare? Giusto per sapere. Oh, beccato! Cos'è? Una H con un meno sul fianco. Cioè, ci dobbiamo dare fuoco noi? Se siamo noi quelli impossessati? Tutto ciò per non farmi lavorare comunque, eh. Vada bene sta cosa. Allora. Una H col meno a fianco, questo sarà. Ok. Beh. Questa cosa dovrò capire come fare, però. Aspetta. Minchia. Me la sono tirata in una maniera bestiale. Perché mi sembrava strano, una di quelle attività questa dove. Non è successo proprio nulla. Invece. Siccome me la tiro da solo. There we go. No, bene. Mi sono sempre armato. Eh sì, che cazzo sto facendo? Devo andare nello sgabuzzino. Poi bla bla bla, picchiamo l'idratante a sta stronza e la ributtiamo di là. Poi dobbiamo scegliere. Io comunque sono più orientato verso il primo stronzo, eh. Non vorrei dire, ma pure, guarda, pure sparando male a caso, eh. Onestà. Ok, sei pronta per andare a fanculo? Aspetta. Aspetta che ti giro. Con calma, 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 con calma. E zacchete. Riposa in pace. Così proprio. Sei contento? Bravo. Ormai sono senza paura. Ok, iniziamo già a vedere
Qua non nulla. Uno stronzo qua. Non so che diavolo sia. Porca puttana. Ma che cazzo. Ok. Ok. Cosa? What the fuck? Rebecca, come down here. Raymond. Raymond! Non sapevo ci fosse un'entrata qua. Che cazzo è? Raymond. So, little Raymond thinks he found a replacement. Another sacrifice to save his fucking skin! Gesù mio. E qua è chiuso, non c'è la chiave? Manca. What the fuck, 7? Zero? Ma è un indizio? What the fuck is this shit? Ma che cazzo? Sette zero? Quattro? Credo. E porca merda! Tua zia merda! 7044? Oh, sono cagato figlio di puttana. Non me lo immaginavo, qualcuno di questi mi fregava. Ho la chiave. Figlio di puttana. David Whitley. Morto e dimenticato. Vabbè, ci sdraiamo noi dentro così. Tanto per. Ma che cazzo sta seppellendo? What the fuck? Ma è la realtà questa? Ci ha seppelliti. Finale è questo. No, anche questo era finto. Non lo so. No, non lo so. Inizio ad avere dubbi un po' su tutto. Minchia, sembrava così realistico questo. Arrivo. Ok, abbiamo un lavoro da svolgere. Oh cazzo. Forse qua dentro. Guarda Gesù. È qui. Dove? Non lo so però. Ah ecco. Una L con un punto. Ok. Tecnicamente abbiamo il nome adesso. In teoria. In teoria. Cioè non abbiamo il nome. Abbiamo il sigillo completo. Una L con un punto. Questo. Ok. Ok. Ma qua come si fa adesso, scusami? Cioè. Che era quel dolce rumore? Prendo il marchio. Posso rimodificarlo dopo, ok. Cioè questa la devo fare per forza. Ah, ok. Turno di notte. No, dammi il sistema di archiviazione. Questo, mettiamo questo di Dattelman. Braccio destro. E anche qui il nostro lavoro è completato. I can't hold anything else. Sì, ma se no. Merda, se è quello sì. Ecco, quello che ne so un po' tanto è che senso ha portarmelo dietro. Rebecca.
It's your grandma. La nonna? Ciao nonna, che ci fai? I need you to let me answer. No che non entri, testa di cazzo. Non entri. Non entri. Dopo da dove ti devo fare entrare? Ma fa culo, va. Don't you love your family? No, non ti voglio così bene. It's so cold out here. I have to come in. Let me in. Non ti faccio entrare. Ma poi da dove dovrebbe entrare? Scusa, alla fine... Cristo! Ah, nonna! Che c'è? È impazzita, nonna. Oh, Gesù mio. Scusa, ma per curiosità, no? Non è per un'altra di queste? Non è che per caso pure qua... No, ma non credo che succeda qualcosa. Ora... Aspetta, l'ho preso il coso? Allora, minchia. L'ho fatto già troppe volte e poi ricontrollo ogni volta. C'è sempre il dubbio, non so perché... Che poi la rottura di palle, che se io, per dire, non posso neanche salvare e riprovare un altro cadavere. Cioè, sbagli, finisci il turno e fine. Cioè, devi rifare tutto da capo. Perché c'è questo? Fanculo! Che cazzo! Oh, più li evito, più arriva, no? Io con la cartellina! Oh merda. Come ho fatto a tornare qui? Minchia no, raga. Non va bene sta cosa. Sta cosa non va bene. Minchia, mi ha trascinato. Di lavorare non se ne parla, eh. Stavo facendo un lavoro io. Comunque devo fare questa cosa in realtà per prima. Furbo. Cioè, poi bisogna 30 slot per le tasche e... Boh, vabbè. Comunque, anche questa run mi sta facendo cagare di mano, perché... Cioè, sono tutte... sono diverse le apparizioni, è figo. C'è molto più... c'è più varietà adesso. Cioè, è come una nuova partita, proprio differente, è figo. Che poi chissà la tipa di sotto come dovrei fare per entrare lì. Cioè, nel senso, per entrare... Che cazzo dico? Per liberarla? Io non la voglio liberare, però... Per curiosità, chissà cosa devi fare. Lui ha parlato di una chiave che c'ha Raymond, ma qua Raymond non lo vedo. Dovrei trovare qualcosa di diverso per distruggere qualcosa. Dai. Il tempo, tra l'altro, a quanto ho capito, è limitato. Perché è limitato il tempo? Perché siamo a rischio possessione anche noi. Quindi il tempo è limitato per quello. Però adesso, questa parte io poi la pubblicherò, non so se la lascerò intera o meno, dipende da quanto in fretta ho fatto. E mi direte voi quale sarà il cadavere giusto. Lascio a voi la scelta, guardate. Secondo me è il primo. Non so perché mi sento che è il primo, quello giusto da bruciare. Ma abbiamo tempo per scegliere. E tra l'altro devo... What the fuck? Ma non ce ne altri corpi o no? No, 1, 2, 3. No, non ce n'è altri corpi. Dobbiamo solo scegliere quale bruciare. Tutto qui. Niente, lo riposano sti strozzi, eh. Ah, tutti e quattro? È finito? Vi siete divertiti? Basta. Tua mamma puttana. Oddio. Porca troia! Oh, signore. Oh. Fatto? Minchia, questo gioco fa i brividi alla cocorita. Aspetta un attimo. Ci dovrebbe essere un codice, no? Cosa? Carta e penna? Dovrebbe aiutarmi sta roba? Mi sa che questa roba era per memorizzare i... Boh, lo stato della... Non so, dalla possessione, credo. Comunque, ragazzi, dai, termino qua il let's play perché non ho la più idea, onestamente, di... Faccio potrei mettere una cassetta. Non so come continuare. Qua è chiuso, sembra una scheda d'accesso qua. Ma che cazzo di servizio? Cioè, tutte queste cose dove le trovi? Incredibile. Dai, lasciatemi un commentino e ditemi voi che fare. Ci vediamo al prossimo let's play. Ciao a tutti.